Abro Bill Cosby. Labbro, anche se non posso farmi una black face per questa cosa qua. Ragazzi. Ah no, abbiamo già finito di giocare. Ah, abbiamo. Stiamo facendo button check. Button check, un intero match di button checking. Oddio santo. Bene. Buona la pasta, Cristo. Questo è il mio salto per Mirko. Mi ha scelto bene il microfono. Bene, e vediamo. Mitico Chic Lucario. Vabbè, in realtà li vediamo praticamente ogni volta che vanno in weekly. Sì. No, no, in generale ci sono sempre loro due con questi stessi personaggi ogni torneo. Ma perché questi due in realtà sono. Ma perché dovresti abbandonare ciò che finora ti ha sempre fatto vincere? Eh? O sbaglio? Cosa? Perché dovresti abbandonare quello che finora ti ha fatto sempre vincere? Palutena. Ma perché Christian è strano, è stupido, un pochino. Vabbè, adesso un po' di gratuito insulto. Non è gratuito, no, perché gli piace spezzarsi le mani per fare le percentuali che faceva con due mosse con Palutena. Ma io apprezzo, è un vero combattente, sarà uno dei nostri migliori soldati in prima fila quando andremo in guerra contro l'Afghanistan. Esattamente, un'altra volta poi. Comunque, mettiamo gli scambi, adesso sono entrambi in percentuale da kill, se non posso che gioco noioso, quindi non ci stanno. Non è come giù. E adesso, io, cioè, a me fa ridere il gioco, guardi quelle incredibili compilation tipo Hit Smash e balle varie e vedi un bel gente brava che fa le trogliate incredibili, qua non c'è niente, c'è a massimo una ride di F Smash tipo adesso con Cristo e poi niente altro. Sì, da noi... Qua non si osa, qua non si osa, non si osa abbastanza, ragazzi. Bisogna crescere. Oh! Siamo in realtà c'è, guarda, vedi? Quindi la vid più grande che abbiamo è First Machine Neutral. Non so chi sia il primo drillo. Ah, è quello che molesta le persone in pubblico, mi sa. Sì, come te. Attenzione, counter. Che Marello non lo usa praticamente mai. Tornato. C'hai una cosa in fronte. È una barbara in fronte. È la parte maligna di Luca che sta... è qua. Bene, una... Abbiamo salvato Luca dalla malignità, attenzione. Non ci vedo. Vabbè, io sì. La corruzione. Attenzione, percentuale. 9 combo, non concludere niente. Vabbè, porta 62%, cosa che Luca. Proprio io con i miei studi. Momento basso rizza. Momento belloni. Ma tutto è sull'uno. Gerco si è abbonato con Prime. Cioè, grazie mille. Mirko, madonna cara. Non abbiamo le emote. Se adesso tutti quanti gli altri membri della community facessero queste cose qui, non avrebbe comunque abbastanza soldi da riscattare. Se ci pensi. Ma perché? Perché mi sa che tu ci... Ma perché abbiamo delle emote? Non lo sapevo. Ci stavamo lavorando forse, lo sai. Ce n'era una di Luca Pogger. Fatta da sottoscritto. Che bisogna rifarle, bisogna, questa community bisogna trattarla bene, bisogna crescere. 108% entrambi a kill percent, perché Lucario farà il first match neutro, li killerà. Il match sta andando da troppo tempo, c'è quella l'ennesimo incredibile mistake di Marello, e questa volta Cristian ha lottato la finisce. Life train, no. Guardalo, ciuf ciuf. Minchia, ci interessa più la chat di Twitch che il match, perché siamo onesti, è una guerra tra falliti questa. Veramente la community fallisce. Però se riusciamo a fare veramente il possiamo fare le magagne, cioè se tutti quanti ci stiamo comprando qua 100 euro li possiamo ritirare, possiamo fare, no? Icnodroga. Attenzione, Mistec di nuovo 140%, non chi. Boh, l'emote sì, è abbastanza mistica, Luca Poggers. Jaguar Poggers. Comunque, nuovamente scambi lunghi, via. Attenzione. Che Marello non sa sfruttare. Ci saranno tipo 50 sub, vabbè, facciamo i bot con... Boh, non so, di belloni, cioè gli schiavi con il Prime. Davvero 50 sub? Madonna, cagato. Vabbè, faccio un sacco di mail pause. Questa volta a Tekka si rischiava morte e distruzione, 171%. Lucario infatti Aperial che kill, esplode. Vabbè, Marello è un po' di difficoltà, ma Marello consideriamo un che comunque più rage ha, più una visione di spingere il cervello. Marello ha preso il sangue. Marello ha il cervello con un cazzo di bruco. Quando nel senso che si sposta tra il culo o il cazzo e la testa, a seconda di quanta aura ha. Adesso hai il coglione gigantesco. Ma Gerco, hai preso la calcolatrice per fare il calcolo o l'hai fatta a mente? Eppure lo sai già perché sei in realtà uno streamer segreto. L'abbiamo scamato. In realtà lui si chiama Frozen. Questo ci vogliamo molto. No, che lui fa facendo il pizzaiolo. Attenzione! Deve rubare lo stato. Ah, c'è scritto. È incredibile. Fog.
Vediamo. Situazioni basta. Pericolose da entrambe le parti, per Christian. Basta, esattamente. Marello può cliccare. Una stronzata e Christian... Up smash, pennonita. Ma Marello va troppo aggressiva, terra troppo con Nera. Becker. E Christian sta punendo fin troppo bene ogni sua singola opportunità. Attenzione, side B. Side B che non conclude niente, ovviamente. Un altro side B, dash panico, attack. Panico, dash attack. Novamente Bear, Sour che purtroppo non killa quanto vuole. Mossa da clown, up tilt. Attenzione, attenzione, disadvantage. Niente, Christian sarà... Oh! Finalmente Marello riesce a far valere il suo... Marello finalmente riesce a fare sfera a pedia. 4 per tutti gli anni, 4 per tutti gli anni, bello. 1-0 per Marello. Frozen sono io, Frozen in realtà è Marello, un mio compagno di accademia. Com'è che si leva sta merda? Mi fare transizione. No, non dobbiamo levare. Non voglio fare transizione. Cosa devi fare loro? Voglio che sia senza transizione. No, dici deve essere transizione, assolutamente. Ma per, cioè, per aggiornare un numero dobbiamo far così. Sì. Penso, non lo so, non è importante. Sì. Jerko è Frozen e io sono Lion. Mica, allora. Ma allora. Muretti, insomma, l'aspetto è quello, la salta pure. La schifezza. Lion vive lì punti. Davvero? Cazzo, sì. Allora devo andarle a casa a picchiare. Minchia, e mi fa ridere che si sta mescolando con la plebe, però se ci entri dentro ha un bagasso di davvero lo... mafioso. Ma aspetta, davvero. Chi conosci di persona? Lion oppure Frozen? Allora inizia l'altro game. Io lo conosco Frozen, fai un ride Lion, ovviamente. Ci conosci tutti quanti, sicuramente. Ah, sì, lo sappiamo che conosci. Frequentava regolarmente i tre di confine, dove faceva le stesse identiche cose che fare su live, ovvero mettersi di lato e sudare. Ovviamente, di nuovo Small Battlefield ha switchato a Palutena. Ma secondo te noi siamo tutti quanti in un fuoriamo infinito di Lion e quando apriamo il suo video vediamo tipo... il mondo che Lion vede, no? Perché lui non so se hai visto il suo video. Ah, tutti quanti i video non mai sparato le shot, ok. Io mi chiedo, è il suo Tsukuyomi infinito nel quale lui vive così e tutti quanti i suoi amici stanno là dentro a modo di kindergarten nel quale nessuno soffre, sono tutti quanti felici, oppure è un post produzione per i pop-up. C'è roleplay in chat. Cioè, certo, roleplayare Lion non so se è bello. Non lo so. Già, cioè, secondo me è Cook un botto. Non lo so se Kuka counter cerca di prendere Becker che quasi killa Explosion Flame. Quando tromba Lion secondo te? C'è roleplaying di Lion e Frozen. Jerko è Frozen e Muretti è Lion. Io Frozen lo conosco. Ed era io con Lorenzo Spetti che abbiamo in comune finalmente, oltre al fatto di odiarci la vicenda in maniera molto subdola, il fatto che le nostre ex ragazze si sono portate a letto. No, una ragazza di Lorenzo e la mia ex ragazza sono trombati questa ragazza qua. A chi? A Lion? No, a Frozen. A Frozen. Ma perché stiamo parlando di ste cazzate? Eh? Ragazzi, c'è il io, è come se con Lorenzo mi fossi scambiato lo sperma. È come se con Lorenzo mi fossi scambiato lo bellissimo, prende i due frame con l'up smash. Però, boh, tecca. Spettegules. No, niente, però... Vabbè, il torneo. Christian ha deciso di... Ah, è partita in adesso. Buongiorno. Vabbè, non è importante. Explosion Flame. Marello può comunque ancora pullare qualche stronzata. Counter per lo slingshot. Marello, oddio santissimo, la parte di Christian. Più che altro Marello sta percepisco una difficile come si dice, controllo della questa informazione sarà fatta per sempre nei body di Hypno Smash. Ah sì, la cosa di Frozen. Ma ce lo siamo detti con Lorenzo, è l'unica istanza nella quale non ci volevamo picchiare, nella quale Lorenzo mi ha dato l'essere umano. Belloni cazzo. Bellissimo Explosion Flame. Come mi conoscono lo prende nel culo. Prova a prendere la grab. Vediamo. Marello vuole ovviamente. Vuole. La sbarra di Belloni e l'Onix. Io sinceramente con Lorenzo se non fosse che basta. Non posso dire queste cose a voce alta in live. Neanche a voce bassa in live. Comunque, adesso vi insegnerò un paio di vocaboli. Vi insegnerò anzi delle parole che sembrano bestemmie ma che non lo sono. Però se le dice a voce abbastanza alta possono essere schermate per queste. Tipo DOGANE! Che sembra un po' cane. Capito? Oppure ancora HD! Che sembra vacca. No? Ah, ok. Dogane. Però Dogane è pure. Parlate di Smash! Parla di Smash, coglione! Stiamo giocando a Smash. Marello riesce a tornare? E adesso vi insegnerò invece altre parole che potrebbero sembrare degli insulti razziali. Ma Christian viene, non riesce, non riesce a tornare. Smash. Attenzione, stiamo per vedere nuovamente la ladrata di Marello. L'ennesima di F Smash.
Vediamo le read di FS Smash sono le mie preferite. Non facciamo altro che quelle in questa community. L'unica cosa bella che abbiamo fatto è stata quella di Bebbo. No. Bebbo che fa la. No, Bebbo! Mi siamo del culo! Comunque, no, Belloni non si è fumato nulla, si è preso una multa, per questo così è città. Minchia, ho preso bagaglio di multa gigantesca, 60 euro, però per la topo ne vale la pena. Ne vale veramente la pena. Non è vero, non attenzione. Vale la pena.